Ciao a tutti ragazzi, qui è Giorno ed oggi vi faccio vedere una guida per fare la nuova incursione, la Tana del Drago a difficoltà eroica. Naturalmente è una guida in ritardo perché come ormai sapete io sono su PlayStation 4 e quindi ce ne sono già tante di tutti gli altri che giocano su PC e Xbox, però mi sembra giusto farvi vedere comunque come l'abbiamo completata noi. Allora, partiamo dalle build. In questa incursione, come nelle altre, la figura del tattico è fondamentale. Quindi ci vuole un membro che si occupa di avere la smart cover e l'impulso sempre attivo, in modo da fare più danni possibili. Consiglio di usare 4 pezzi del tattico più 2 ultimo rimedio per stare tranquilli poi contro tutto il fuoco che andremo a combattere. Gli altri 3 membri della squadra possono essere tranquillamente tutti DPS e quindi predisposti ai danni. Per quanto riguarda le abilità, invece, noi l'abbiamo suddivise così. Per la prima parte dello scontro, il primo DPS che ha la maggiore potenza abilità ha la stazione immunizzante. Gli altri due hanno la flashbang o la mina a ricerca con il fumogeno. Questo ripeto per la prima parte, poi vi dirò cosa cambiare. Piccola nota: almeno uno dei due DPS fate in modo che abbia equipaggiato il set della sentinella, in modo da marchiare i nemici e ad aumentare il danno. Allora, nella prima parte dell'incursione bisogna salire sul palazzo e raccogliere l'esplosivo. Si piazza poi alla fine sulla serranda e quindi ha inizio la prima parte dello scontro. Mantenetevi a distanza e piazzate la smart cover sul camion iniziale. E mettete anche la stazione immunizzante per terra per stare sicuri e uccidete tutti i nemici dalla distanza con i fucili di precisione. Ricordatevi di curarvi sempre in continuazione, sparando la cura per terra per attivare triage e avere le abilità sempre attive. Questa parte, usando a turno le flashbang e appunto la mina ricerca, dovrebbe essere abbastanza semplice. Ricordatevi di sparare ai serbatoi dei ciccioni in modo da farli esplodere. Altra piccola nota: non avvicinatevi troppo ai meccanici perché altrimenti cominceranno a tirare le macchinette esplosive, che sono le cose più pericolose dell'incursione, che oltre ad esplodere vi daranno anche fuoco. Una volta finita questa fase, si passa alla successiva nel parcheggio. Qui uno dei due DPS che aveva la flashbang può cambiare e mettere una seconda stazione immunizzante per stare più sicuri. In quest'area la cosa più semplice è quella di passare tutto a destra e piazzarsi in fondo dietro a questa struttura. Qui è possibile stare tutti e quattro dietro la smart cover e stare al sicuro dalle macchinette esplosive. Qui si effettuerà tutta questa fase. Uno dei DPS metterà la stazione immunizzante sopra il tetto della macchina a destra, in modo da essere al riparo dalle esplosioni e dal fuoco. La priorità in quest'area ce l'avranno i nemici con l'ascia e lo scudo, che sono gli unici che sono in grado di salire sopra la struttura e farci molto male. Basta che ne salga uno per far sì che tutto il team si sfaldi. Quindi durante queste ondate date priorità, come detto, a questi nemici. Allora, una volta piazzati su questa struttura, uccidete tutti i nemici che sono già presenti. Una volta fatto, uscirà una seconda ondata con due nemici che usciranno dalla porta dietro di voi. Uccidete naturalmente prima questi, prima di andare avanti. Nella terza ondata ne uscirà uno solo da dietro e poi una serie di cecchini. Una volta finita è il momento dei quattro boss. Qui ci sono due modi per farla questa parte. Siccome una volta ucciso uno dei boss spawneranno altri nemici, un metodo è quello di lasciare tutti i quattro boss con pochissima energia, in modo da poterli uccidere alla fine tutti insieme. L'altro metodo, come l'abbiamo fatto noi, è quello di uccidere il primo boss che spawna dalla porta molto velocemente, e poi uccidere i tizi con lo scudo e poi continuare ad uccidere gli altri boss, sempre stando attenti ai nemici con lo scudo che possono salire sopra. Con la smart cover al massimo e qualche super usata, anche questo metodo, potrebbe risultare abbastanza semplice. Bisogna comunque avere un minimo di coordinazione e chiamare bene i nemici, soprattutto quelli con lo scudo, quando si avvicinano troppo. Poi, se si continua a curare e ad usare bene le stazioni immunizzanti, tutto dovrebbe finire liscio. In questa fase potrebbe tornare utile anche una super per i danni per tirare giù i boss più velocemente, quindi vedete voi se è il caso di metterne magari 2 e 2. Alla fine dello scontro tutti questi boss dropperanno armi al 229 e gear set al 268. Andiamo avanti, dove ci sarà una nuova fase di intramezzo con nemici da uccidere. Anche qui vale lo stesso discorso della prima fase. La miglior cosa è rimanere a distanza ed usare la stessa tecnica iniziale, quindi flashbang, impulso e fucili di precisione. Se siete arrivati fin qua non dovrebbe essere un problema. Mi raccomando, fate sempre attenzione alle macchinette esplosive perché se vi avvicinate troppo i meccanici cominceranno a lanciarvele. Ok, eccoci arrivati quindi al boss finale, l'unico che richiede un po' di coordinazione.
In questa fase potete ritornare ad usare due stazioni immunizzanti per stare più sicuri. Il resto potete lasciarlo anche così com'è. Questa è una stanza quadrata simile a quella di Falcon Lost, dove c'è il boss in fondo e nemici che spawnano un po' tutti intorno. L'obiettivo è quello di far cadere la grande cisterna d'acqua che sta sul tetto, proprio in testa al camion che sputa fuoco. Per farlo bisognerà attivare contemporaneamente due pulsanti che si trovano uno a destra e l'altro a sinistra di quest'area. Questo bisogna ripeterlo per 4 volte e nel frattempo il boss darà fuoco al terreno ogni tanto, ma noi saremo sempre coperti dalle nostre stazioni, quindi in teoria non dovrebbe essere un problema. Per affrontare lo scontro in maniera tranquilla usate la stessa tecnica usata fino adesso, mettetevi dietro il primo riparo che trovate e una volta scesi dal buco e state lì con il riparo e l'immunità, in teoria tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Al momento di dover attivare i pulsanti, designate sempre due persone che vanno a spingerli e con un minimo di conto alla rovescia cercate di spingerlo nello stesso momento. Naturalmente c'è un po' di margine. Quindi non dovrebbe essere troppo difficile. Se volete stare sicuri, al momento di andare a spingere i pulsanti, uno dei due può usare una super, così non dovete neanche preoccuparvi troppo dei nemici che vi sparano. Quindi, una volta fatto questo, tornate nelle vostre postazioni e ripetete per il secondo giro di pulsanti. Poi tornate alle vostre postazioni, il camion vi sparerà del fuoco e poi ripetetelo per la terza volta, fino ad arrivare poi alla volta finale che finalmente concluderà lo scontro. Bisognerà infine uccidere tutti i nemici rimasti per poter prendervi il drop sia settimanale che quello del boss. Come ho già detto anche per l'altra guida all'incursione, questo non è l'unico modo per farle, quindi non prendete troppo alla lettera i miei consigli, anche se comunque hanno portato me e la mia squadra a completarlo in modo agevole. Bene, questo è il modo in cui appunto io e il mio gruppo abbiamo affrontato l'incursione nella Tana del Drago. Come detto, è sicuramente un passo in avanti rispetto alle altre e dà un po' più di soddisfazione completarla. A me personalmente è piaciuta più delle altre, quindi credo che la Massive è sulla strada giusta per darci sempre qualcosa di meglio e soprattutto spero che nei prossimi DLC continuino su questa strada e che ci propongano sempre qualcosa di migliore. Ok, quindi se questa guida vi è piaciuta lasciatemi un like e soprattutto iscrivetevi al canale e fatemi sapere poi nei commenti se l'avete finita anche voi e se magari avete fatto qualcosa di diverso da come l'ho fatta io. Alla prossima, ciaone!